Oggi può finire anche come contro la Stella Rossa, ve lo dico, sto andando come avete visto dal titolo a vedere Grosseto Fiorentina, però ieri Mina no, vi prego, ieri Mina no. Dunque, primo vlog stagionale, stiamo andando come ho detto verso lo stadio di Grosseto, oggi Grosseto Fiorentina, amichevole molto tranquilla, si spera, ha una squadra di Serie D e una squadra di Serie A. Dalla formazione ufficiale parte il grandissimo Arthur, oggi anche siamo con questa bellissima maglia che doveva essere la prima secondo me, perché è veramente un gioiello incredibile, e ci godiamo questa bella prima partita effettiva con il rientro dei tifosi. Tra l'altro anche noi saremo naturalmente nel settore ospiti e ci godremo, si spera, un bello spettacolo. Allora, non l'ho ripreso, ma c'è stato un errore di Cabral davanti alla porta. Boh, che definire macroscopico è poco. Cioè, il portiere gliel'ha passata, lui a porta libera. Ha sbagliato, non si sa come abbia fatto. Ora il Grosseto, tra l'altro, si è rifatto anche vivo. Siamo al 22esimo, Fiorentina un po' costruito, però, ripeto, per quel che conta, naturalmente. Bisogna ancora entrare molto in forma con le gambe. Vedo, ho visto abbastanza ispirato Castrovilli. Brejalo ancora tiri molto, troppo deboli. E Arthur un po' ha inventato per adesso. Cabral molto spreciso. Allora, dopo il gol dell'1-0 avete visto, c'è stata immediatamente un'iniezione di fiducia alla Fiorentina, che ha generato una grande palla di Ihone, che ora la reintercetta. Attenzione. No. Grande Arthur, grande gol di Arthur. Ragazzi, stavo parlando, non ve l'ho ripreso. Grande gol, grande. Oh, ve lo volevo riprendere, giuro, il primo gol di Arthur in maglia, però l'avrei voluto tanto riprendere. Però era Ihone che rubò una palla, comunque. E arriviamo alla conclusione con un gran tiro di Arthur da fuori, tra l'altro. Tornando al discorso di prima, invece, altra bellissima palla di Ihone per Cabral, che davanti al portiere rimette fuori per la terza volta. Quindi almeno tre occasioni nitide da gol per Cabral, tre sbaglia. E in questo momento finisce anche il primo tempo. Grosseto 0, Fiorentina 2. Ci sentiamo dopo. Come avrete percepito anche dai cambi di inquadratura, è iniziato il secondo tempo, tantissimi cambi. E Fiorentina è ripartita con qualche forza fresca, qualche elemento nuovo da far vedere, soprattutto Caio De terzino destro, attenzione. Due gol su tre ripresi e il secondo è di Sabiri su punizione, grandissimo destro, questo non lo paravano neanche in Serie A, quindi qua la categoria c'entra poco, era veramente imparabile. Però grandissima punizione del marocchino, che esegue perfettamente questo calcio piazzato. Attenzione a Sabiri quest'anno, mi ispira Sabiri Cins. Tre cambi, ora questi li ho visti, quindi li posso dire. È uscito Cerofolli, è entrato Martinelli, quindi debutto a Redo per un 2006 nella Fiorentina, giovanissimo. È entrato Kokorin, esterno destro d'attacco, e Jovic punta centrale. No. Grande Luca, grande, grandissimo Luca, 4-0 e andiamo. Grande gol di Jovic, a parte gli scherzi, avete visto anche da lì, 4-0, manca un minuto. Nel secondo tempo abbiamo visto anche due gol, ve l'ho inquadrato tra l'altro. Allora, questo è il terzo vlog che faccio in trasferta, c'è stato Siviglia col Betis, l'amichevole esattamente un anno fa, contro l'Inter all'Olimpico, non è andata proprio bene. E oggi finalmente arriva la prima vittoria di un vlog in trasferta. Però ragazzi, non sono venuti sotto la curva purtroppo.
E quindi niente, ci salutiamo così, con un test naturalmente più che amichevole, diciamo, però mi faceva riprendere un attimo i ragazzi, vedere come andava oggi e vedere, testare un po' la situazione, ecco, tastare un attimo quali fossero i punti da aggiustare. Cioè dire che una Fiorentina che gira ancora molto intorno all'area di rigore. Tutto sommato un test positivo, 4-0, ha segnato Jovic, ha sbagliato molto Cabral. Ho visto un buon Arthur, ho visto un Sabiri sorprendente, un Castrovilli ancora in forma. Certi elementi devono ancora naturalmente prendere molta molta confidenza col campo. Vedete ad esempio Amrabat. Ecco qua che arrivano alcuni dei ragazzi a fare un po' di aerobico. E niente ragazzi, questo è quanto. Ci rivediamo poi nei prossimi video, sempre sempre Forza Viola, ciao!